Il convegno di oggi vede tra noi anche la figura del logopedista sul territorio. Abbiamo con noi la dottoressa Mariana Sumerano e la dottoressa La Vermicocca Valentina. Nell'ottica della presa in carico del multidisciplinare, multidimensionale del paziente con patologie neurodegenerative croniche, il ruolo del professionista sanitario della riabilitazione assume un ruolo sempre più importante nella formulazione del progetto di riabilitazione. In questo il logopedista svolge un ruolo fondamentale soprattutto nella gestione del paziente con disturbi della deglutizione. Passo la parola alla mia collega Valentina La Vermicocca proprio per un contributo sulle caratteristiche della gestione logopedica del paziente con disturbi deglutitori. Allora, la prevalenza di disfagia nelle malattie neurodegenerative è molto elevata. Il problema è che molto spesso questo sintomo è subdolo ed è sottostimato. È proprio per questo che è fondamentale l'intervento logopedico sia nelle fasi precoci della malattia, in modo da identificare tempestivamente quelli che sono i segni che poi determinano uno sviluppo del sintomo disfagia e appunto mettere in atto precocemente delle misure cautelative e preventive per evitare le complicanze connesse alla disfagia e anche per migliorare la qualità di vita del paziente. Grazie.